The Witcher, Nightmare of the Wolf. Prima di tutto, ragazzi, mi scuso se non mi farò vedere in volto in questa recensione, ma oggi è stata una giornata abbastanza problematica, quindi capitemi. È una serie anime, spin-off dell'originale serie TV The Witcher, un film di circa un'oretta e venti, quindi ve lo consumate in un paio, in una novantina di minuti, molto molto leggero, e ci racconta di quest'altro Witcher che deve combattere le sue paure, che derivano anche dall'infanzia, dai problemi che ha avuto prima di diventare un Witcher. E questa è la cosa interessante, perché esplorano tutto il suo passato, più un viaggio che fa assieme a una strega più avanti. E allora, prima di tutto, tecnicamente fatta da Dio. Ci sono certe scene di combattimento che sono veramente spettacolari, ma il problema per me non è quello. Ecco, diciamo che il problema non è quello. Il problema è che a tratti la sceneggiatura nel finale diventa molto, molto problematica, arrivando anche a rovinare un pochino quello che è il senso di The Witcher, come possono essere i suddetti Witcher. Ad esempio abbiamo questo protagonista che è molto interessante, diverso da Geralt, ma è comunque un Witcher. Secondo me il colpo di scena, che non farò in questa recensione, non la dirò perché è una recensione prettamente no spoiler, ti arriva a rovinare l'immagine che tu hai dei Witcher, che in un certo modo dovrebbe essere dei nobili signori che sono, diciamo, dannati a fare questo. Quindi quel colpo di scena non mi è piaciuto per niente, ma comunque ho trovato molto interessante l'arco narrativo, anche amoroso, e quanto il personaggio del Witcher si debba estraniare da quella che è la realtà umana, e soprattutto la parte dell'incubo, perché è veramente realistica, cioè come te lo mettono in scena tutto quanto è veramente realistico, cosa che mi è piaciuta veramente un sacco. I demoni sono disegnati veramente benissimo, sono da brividi, sono fantastici, e soprattutto le scene di combattimento sono così dinamiche che a volte non sembra, a dire la verità, a me non è mai sembrato realmente un anime sto film, cioè mi è sembrato veramente un cartone americano, cioè non mi è sembrato per niente un anime. E signori, veramente un buon spin-off, che secondo me si perde un pochino verso la fine, ma che comunque non riesco a bocciare totalmente, nel senso che ha dei problemi, però oggettivamente è fatto da Dio. Probabilmente nel finale potevano contenersi. Poi vabbè, ci sono le classiche scene di The Witcher in cui ci sono i Witcher che praticamente non si staccano manco se li obblighi dalla vasca idromassaggio. E gli altri personaggi sono interessanti, però io avrei preferito anche quello della strega, che gli venisse dato uno spessore maggiore, secondo me, almeno. Ma comunque sono solo dei problemi superficiali, niente di che. E signori, allora, io vi dico, vedetela, ovviamente, chi sono io per dirvi non vederla. Vi ringrazio per aver visto questo video. Io concludo questa recensione, come faccio sempre, dando un voto a questo film, che comunque vi consiglio, ma il finale no. E quindi voto 6. Arrivederci, signori, ci vediamo.